50 visioni comuni, neopopolamento dell'Italia tra tentativi e buone pratiche, un volume che si inserisce nelle attività di Officina Italia, progetto di Carsa, Simbolo e Abruzzo, che costituiscono l'Osservatorio Nazionale di Officina Italia. Si tratta di una ricerca che prende in esame progetti di sviluppo locali già in atto e nuove idee di neopopolamento, rigenerazione, riuso e riattivazione, argomenti trattati nell'incontro ospitato nel Gran Sasso Science Institute con relatori di prim'ordine, 50 buone pratiche in sostanza che potranno anche ispirare i sindaci italiani impegnati nella ricostruzione e coloro che lottano contro la desertificazione dei territori, con uno sguardo attento al PNRR, che può essere valido strumento con le proprie risorse in questo senso. Alessandra Fagian, prorettrice del Gran Sasso Science Institute. Nell'ambito insomma di questo incontro, che tratta temi molto importanti, voi in particolare avete fatto una ricerca sui giovani facendo più di 1000 interviste. Quali giovani decidono di restare ad abitare, a vivere, a lavorare nelle aree interne e quali vanno via? Questa è la domanda che vi siete posti. Sì, infatti noi abbiamo iniziato questo progetto di ricerca insieme all'associazione Riabitare l'Italia, che si occupa dello sviluppo delle aree interne, e siamo andati a intervistare 1000 giovani che abitano in questi territori più periferici. Infatti la ricerca si chiama Giovani Dentro, perché andiamo proprio nelle aree interne, abbiamo giocato un po' con il nome. Abbiamo trovato delle differenze non marginali fra i diversi territori, quindi il nord-est, il centro, il nord-ovest, ma anche differenze di genere, con ad esempio le donne che tendono a restare molto di più in queste aree periferiche rispetto agli uomini. Abbiamo anche trovato delle altre differenze, ad esempio di età. Ovviamente i giovani laureati tendono ad andare via di più, se hanno fatto un'esperienza all'estero sono 10 volte più probabile che poi non restino in questi territori. Però la cosa veramente fondamentale è che il 50% di giovani fra i 18 e i 40 anni, insomma perché a 40 anni si è ancora giovani, vogliono rimanere in realtà in questi territori e stanno pianificando di rimanere in questi territori, e un altro 15% vorrebbe rimanere e se ne deve andare per questioni di forza maggiore. Quindi se noi dessimo delle opportunità a questo 15%, noi avremmo il 65% di giovani che rimangono in queste periferie. Oscar Bonomano, direttore editoriale di Carsa. Questo volume, 50 visioni comune, è molto importante, raccoglie buone pratiche, parla di neopopolamento. Lei ha insistito molto su una questione, parole nuove per parlare di nuovi processi. Sì, questo è importante perché le parole denotano il contenuto di cui si sta discutendo. Nel piccolo saggio che ho scritto per questo testo, a cui lei faceva riferimento, parlo appunto di un'esperienza interessante della metà degli anni dell'Ottocento, 1860-1865, quando Ildefonso Cerdà, che è il creatore della Nuova Barcellona, nella sostanza inventò una nuova materia, che era la teoria generale dell'urbanistica, e paradossalmente il ridisegno di una nuova città, in quel caso di Barcellona, non parte dalle matite, dai fogli di carta, dai tavoli da disegno, ma parte proprio dalla necessità di definire delle parole nuove per indicare dei nuovi processi. Lo stesso Cerdà dice: questa moltitudine di cose che è la città, lo dirà molti anni più tardi in maniera, secondo me, anche più efficace Italo Calvino, quando dirà: la città è un insieme di molte cose, sentimenti, non è solo case. Dice: questa ha bisogno però, per definirla in maniera diversa, ha bisogno soprattutto di nuove parole. E l'importanza delle parole è un'importanza che è millenaria, nasce con l'uomo. Cioè, noi abbiamo sentito, tra l'altro, negli interventi di oggi, quello del professor Lelio Iapale, che mi ha molto colpito, dire appunto che addirittura le emozioni, noi proviamo le emozioni in un modo piuttosto che in altro a seconda delle parole che utilizziamo per descrivere queste stesse emozioni. I relatori sono stati Sergio Galbiati, presidente Abruzzo, il direttore ricerche Abruzzo Simone D'Alessandro. Il neopopolamento è, come viene, come forse qualcuno ha già detto o verrà ripreso successivamente, è diverso da ripopolamento e chiaramente è una sfida molto più grande, anche se in alcuni territori martoriati da terremoti eccetera già il fatto, come dire, l'ipotesi di poterli ripopolare con i cittadini che ci abitavano prima dell'evento è andato progressivamente scemando, lasciando vuoti sociali
e aree che possono essere efficacemente riempite, ma che devono avere una motivazione forte basata proprio sul successo di un'idea di neopopolamento. Ora, il Gran Sasso Science Institute è la sede, è una sede simbolo importantissima, perché, è un caso di successo, proprio successivo a un evento di questo tipo, voluto, come sappiamo tutti, dalla intuizione, di persone meritevoli che l'hanno fatto partire, che lo stanno gestendo, ma rappresenta un caso emblematico perché ogni anno, oramai a rotazione, vengono in questo luogo persone, tra l'altro persone di alto spessore, perché sono, identificati, come attori importanti in attività scientifiche, rilevanti da tutto il mondo. Ecco, nell'ipotesi di neopopolamento, un KPI, un indicatore di performance che io immaginerei è quanto questo, ecosistema sarà in grado di creare le condizioni affinché alcuni di questi che non sono aquilani, ma che vengono qua per alcuni anni a operare qui, e poi si fermano e si fermano per buoni motivi, perché trovano una capacità di competere in quello che lo nel proprio disegno di vita, operando su questi territori. Già il tema del continuare ad essere luoghi di passaggio è un tema fondamentale, però i flussi devono essere ricorrenti e costruire delle connessioni che poi si stabilizzano, perché attraverso queste connessioni, ad un certo punto, alcuni di questi flussi decideranno di rimanere in quei territori e magari ripartire da quelli per essere dei nodi. Paracanna nel 2016 scrive un libro bellissimo, geopolitico indiano, Connectography, dicendo: nel futuro non vinceranno più i luoghi grandi rispetto ai luoghi piccoli, ma vinceranno i luoghi connessi rispetto a quelli totalmente disconnessi. E allora il tema vero è come costruire delle infrastrutture tangibili e intangibili per fare in modo che una serie di nodi siano sempre fra di loro più collegati e come costruire delle relazioni durature in maniera tale che questi flussi, stabilizzandosi in connessioni, ricreino il tema del riabitare, del rilavorare, del reinvestire. Siamo con Simone D'Alessandro, direttore di ricerca Abruzzo, Officina Italia, la Fondazione. Si è occupato materialmente, poi tecnicamente, di questa ricerca che ha dato dei dati molto, molto, ma molto importanti. Quali sono? Sì, noi siamo partiti da un monitoraggio di circa 200 comuni in Italia, da nord al centro al sud, passando anche per le isole, cercando di capire quali sono e quali fossero le buone pratiche capaci di rigenerare i comuni, ma soprattutto di ricostruire un processo di neopopolamento. Abbiamo selezionato 50 buone pratiche che potrebbero anche ispirare tanti altri sindaci a fare altrettanto, nella consapevolezza che bisogna cambiare paradigma. Dobbiamo costruire uno sviluppo locale relazionale, anche sulla base di nuove parole chiave, i flussi, le connessioni, il senso del limite, ma soprattutto sviluppare una costruzione progettuale di comunità. Cioè io parlo di comunità di progetto. Ci sono realtà che sono partite dal riabitare temporaneo, altre invece che si sono specializzate nell'economia circolare, altre sul riuso e recupero dei patrimoni, altre ancora sull'economia civile, altre hanno puntato tutto sulla cooperativa di comunità, altre anche su forme di reindustrializzazione o di attrazione di centri di ricerca. Quindi significa che le vie possono essere tante. Il tema vero è non fossilizzarsi nella municipalità, ma ragionare anche in termini di comprensori e quindi costruire dei legami e delle alleanze con altre città piccole e medie e soprattutto costruire una relazione con le città più grandi. Siamo con il professor Lelio Iapadre, prorettore dell'Università dell'Aquila. Il suo intervento si basa un po' sulla retorica della competitività, ovviamente parliamo di aree interne. Qual è il messaggio prorettore? È un messaggio che vale per le aree interne come per qualsiasi sistema territoriale. Troppo spesso c'è una retorica che vede i territori in competizione l'uno contro l'altro per attrarre risorse oppure per avere successo sui mercati interni e internazionali. Dietro c'è un'idea malsana e pericolosa, ma anche analiticamente sbagliata, secondo la quale il benessere economico di una comunità deve essere ottenuto a spese di quello delle altre, perché questa è
la competitività dei sistemi e porta di solito in direzioni politiche pericolosissime come le guerre commerciali o le svalutazioni competitive decise apposta per far guadagnare spazi di mercato alle imprese di un certo paese nei confronti del resto del mondo. Ma questa logica si applica purtroppo anche a piccole realtà territoriali che cercano di attrarre sviluppo abbassando per esempio la pressione fiscale in competizione le une con le altre. Non è un gioco a somma zero, è un gioco a somma negativa, alla fine stanno tutti quanti peggio perché il denaro dei contribuenti serve per i servizi sociali e continuare ad abbassare le aliquote sperando in questo modo di prevalere sugli altri territori è inutile, è pericoloso anzi. Alessandro Crociata, direttore dell'Osservatorio Culturale Urbano e professore associato del Gran Sasso Science Institute, qual è il ruolo della cultura nelle strategie di sviluppo? Allora, il ruolo della cultura è molto complesso, ha assunto, se possiamo dire, tre configurazioni da quando il tema si è sviluppato, che è una configurazione educativa. La cultura aiuta ad emancipare le persone e le popolazioni. Una configurazione economica perché ha la possibilità di produrre un effetto moltiplicatore sul reddito, ma la cosa più importante ha una possibilità trasformativa. Cioè quegli studi che stiamo facendo qui al GSSI ci dimostrano quanto l'accesso culturale, la partecipazione culturale è in grado di migliorare non solo la qualità della vita ma anche il comportamento degli individui rendendoli molto più proattivi verso tutte le sfide che la società globale e il periodo particolarmente delicato nel quale stiamo vivendo sono in grado di presentare. Luca Santilli, sindaco di Gaiana Terno. Il suo comune è un comune virtuoso, sta mettendo in atto molte buone pratiche, tra queste anche strategie di neopopolamento. Quali? Allora, io sono diventato sindaco a settembre 2020 ed ho deciso subito di investire finanziando una borsa di studio con l'Università della Val d'Aosta e portando in paese dei ricercatori, degli antropologi, di un'organizzazione che si chiama Montagne in Movimento. Loro sono degli attivatori di comunità ed abbiamo subito iniziato un percorso dal nome Ritornanti al Futuro che praticamente ha previsto l'appalto partecipato del nostro complesso monumentale di Santa Chiara e poi anche la costituzione della comunità energetica. Io credo che il neopopolamento passi attraverso due elementi fondamentali. Uno, la comunità e la capacità che questa ha di progettare, di innovare, di saper accogliere. Attraverso questo progetto abbiamo generato un'enorme energia in paese, parliamo comunque di comunità molto depresse che hanno subito il sisma del 2009, il Covid e decenni di spopolamento e quindi c'era bisogno di una scintilla. Con questi ragazzi che sono venuti a vivere in paese l'abbiamo data e abbiamo avuto delle risposte. Da aprile 2021 in molti sono passati giornalisti, curiosi, ricercatori in paese ed alcuni si sono fermati. E potrei raccontare ad esempio un'esperienza, quella di un ragazzo dei Castelli Romani, un camminatore che faceva un percorso, un cammino di San Francesco che interessa il nostro paese, passava un pomeriggio in cui stavamo inaugurando delle librerie stradali, lui adesso all'inizio si è fermato a dormire da questi ricercatori, adesso sta comprando casa, si è trasferito a vivere in comune e si sta specializzando nell'accompagnamento delle persone in montagna con le mountain bike, quindi questo è un esempio di neopopolamento. Ha chiuso l'incontro il commissario straordinario Sisma 2016 Giovanni Legnini, per lui in prima linea anche nel PNRR. Dopo i terremoti e la pandemia per i territori dell'Appennino centrale si aprono nuove sfide e opportunità. Ci sarà un patrimonio edilizio più sicuro e sarà possibile realizzare la transizione ecologica e digitale. La fase che si sta attraversando, insomma, per lui è cruciale. Queste esperienze che voi raccontate nel volume possono costituire anche materiale preziosissimo, devono indurci a approfondire meglio una possibile strategia di neopopolamento, di ripopolamento, che descrivete molto bene nel volume, che costituisce la sfida vera. Anche quelle le più belle e importanti di quelle esperienze che poi raccontate hanno sì contribuito a volte ad invertirla quella tendenza, ma non in modo rilevante, significativo. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che ciò possa accadere e
non è agevole, non è semplice. Dovremmo cercare di mettere a fuoco in modo più puntuale forse qualche misura ulteriore che possa favorire questo processo.